Buonasera a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento di QCC Magazine Handicap. Sono passate le ferie, passate le vacanze, ritorniamo tutti quanti sui nostri campi di battaglia. Oggi siamo qui con l'amica Marzia Brandi, una pazza più pazza di me, assolutamente. E continuiamo la nostra serie di incontri degli aperitivi, diciamo, di QCC Magazine. Che però purtroppo lei, stando a Ripa San Ginesio, io a Materica, non riuscendoci mai a beccare, abbiamo deciso di fare un aperitivo online, chiamiamolo così. Una merenda. Una merenda, via, sì, infatti, per l'ora. E parliamo un po' con Marzia di disabilità. Disabilità, così giusto perché è un argomento che noi non trattiamo mai, no? Però stavolta vorrei parlarne come negli altri incontri fatti. Parlandone con chi della disabilità, in realtà non capisce niente perché capiamoci, noi disabili non sappiamo quali sono le nostre esigenze, giusto Marzia? Esatto, Bisogna buonasera. che i normodotati ci dicano cosa ci serve. Soprattutto che i normodotati ci facciano le leggi ad hoc. Assolutamente, assolutamente. Anche perché nella compagine politica. Diciamo che si parla tanto di parità di genere tra uomo e donna, ma in realtà qui tra uomo e donna bene o male si è raggiunta una certa parità di genere, ma tra i normodotati e i diversamente abili, anzi i più che abili, perché siamo più che abili, in realtà questa parità di genere non c'è. Tu come la vedi questa cosa? Guarda, mi dispiace darti ragione, Michele Cesare. Camise. Ma dato ragione. Mi dispiace darti ragione. Innanzitutto, ti ringrazio di questo invito. Sono molto contenta di fare questa chiacchierata con te perché la definizione con cui tu mi hai presentato me la sento calzata addosso, perfettamente. E questo lo ritrovo anche. Non avevo dubbi. Okay. E questo lo ritrovo anche nel rapporto di amicizia profonda e di stima che ci lega. Purtroppo siamo diventati amici, purtroppo, per te. Purtroppo, purtroppo, nel purtroppo si cela un mondo che ci caratterizza e ci descrive e comunque ci racconta di cui io personalmente vado enormemente, non dico fiera, ma orgogliosa. Questo rientra perfettamente nel tema che tu hai lanciato, non tanto la disabilità, quanto nella disabilità l'unicità della persona, perché molto spesso che cosa succede? Che viene presa la parola e sterilizzata, nuda e cruda, e quindi si parla tuttora ancora all'interno di molti testi normativi, come dicevamo prima, questo perché comunque qualsiasi tipo di discorso purtroppo a tutt'oggi viene calato dall'alto, si parla di handicap. Quindi all'interno di molti testi che sono tuttora in vigore, che regolamentano la nostra quotidianità, si parla di handicappato. E quindi il termine viene decontestualizzato. Decontestualizzando il termine viene estraniato da quella che è la centralità del discorso che prima dell'handicappato o della disabilità, se vogliamo edulcorare il termine, manca il cuore del discorso, che è quello di persona. La Brava. persona non esiste più. La persona non esiste più e non esistendo più la persona, l'handicap slash disabilità diviene un qualcosa a cui dare una risposta o Ma utilizzare all'occorrenza. infatti, Marzia, proprio con te che sei anche una psicologa, voglio dire, quindi una persona che tenta di studiare la psiche umana, tenta perché io ritengo che sia quasi impossibile inquadrare ciò che ci frulla nella testa. Passami questa esemplificazione. Concordo. Ma che, cioè, voglio dire, se noi parliamo di uomo o di donna, ossia di individuo, di essere umano, no? Questo dov'è? Cioè, non esiste una diversificazione tra normodotati e non normodotati, in quanto, come dicevi tu giustamente, ognuno siamo esseri unici.
anche il grande atleta che, diciamo, vabbè, il grande atleta che fa le Olimpiadi o che fa, nel momento in cui perde una gara, anche lui è un disabile nei confronti di chi ha vinto, perché ha un Concordo. qualcosa in meno. Adesso forse l'ho fatto un esempio un po' troppo banale, però decontestualizzando dalla disabilità fisica o sensoriale che uno possa avere, va un attimo anche capito in quali termini si parla, cioè nel senso che va anche capito, cioè, che noi parlando di individuo non abbiamo più differenze tra normodotato e disabile. Sì, è proprio questo il discorso. Soprattutto non viene decontestualizzata e creata questa sterilità di etichetta. Io utilizzo volutamente il termine sterile perché qualcosa di sterile è qualcosa privo di emozione. La persona è fatta oltre che di pensiero anche di emozione, di parte pensante, di vissuto. Definire un qualcosa con un'etichetta ti mette al riparo da qualsiasi coinvolgimento e quindi questo procedimento, un procedimento, il discorso che ci siamo fatti sempre e abbiamo da subito condiviso, sostanzialmente culturale. Assolutamente, però permettimi un'osservazione. Ci sono tanti disabili che si autoetichettano disabili, nel senso che tu sai benissimo, sei stata presente alle mie innumerevoli discussioni con una persona di cui non facciamo un nome per motivi di privacy, che mi ha ampiamente criticato per come io ho chiamato questa rubrica, perché ho utilizzato la parola handicap. Ma io voglio dire, io come ho anche scritto nel mio libro, in una delle mie riflessioni, secondo me la disabilità sta negli occhi di chi guarda. Ciò non toglie che una persona che abbia delle difficoltà più o meno importanti debba essere messo in grado da parte della società di vivere appieno la sua vita. Questo è fuori da ogni luogo e siamo tutti concordi. Però che questa disabilità venga portata al vittimismo o ad essere uno scudo verso il mondo che ci circonda, questo per me è profondamente sbagliato. Io già so che questa mia affermazione mi porterà molte critiche, perché tu sai, io quando poi mi ci metto faccio parto come un treno su determinati argomenti in cui non, Poco diciamo. poco. Poco poco, poco poco. Noi siamo portatori sani di critica e anche di Assolutamente. questo, e soprattutto portatori sani di scompiglio. La critica e lo scompiglio creano, grazie a Dio, una sorta di movimento cerebrale, di attivazione di sinaptica di pensiero, che oggigiorno purtroppo siamo ostaggio di una vita di pseudo social dove se uno non ha un profilo, diciamo, iperattivo di TikTok con non so quanti K di like, non è più nessuno. È una cosa aberrante Certo. questa, no? Sì, c'è pienamente ragione. Infatti oggi viviamo nel mondo dell'apparenza e non nel mondo della sostanza, facendo anche certi scivoloni a volte veramente assurdi e fuori dal normale, non valorizzando più l'unicità dell'individuo. Assolutamente. Però La nostra presenza in questo, nella nostra quotidianità, in quello che facciamo, va in questa direzione, cioè creare quella che è una cultura proprio di rappresentatività dell'unicità della persona. Tu in maniera attiva a 360 gradi, questo chapeau, Michele, perché io dico sempre, se in un posto non ci sei mai stato, Michele Cesari già ci è arrivato dagli illo tempore. tu come ben sai, io ho vissuto almeno 3 vite e adesso sto incominciando la quarta, quindi di esperienza alle spalle me ne sono fatte tante, e purtroppo mi rendo conto che più vado avanti e più ho necessità di conoscere e di imparare. Perché quello che ho fatto fino a ieri non esiste più.
Quindi c'è bisogno di combattere, di lottare per i propri diritti, per i propri interessi, di affermarsi nei confronti della gente. Perché io vedo tante volte, non so se a te è capitato o meno, tante volte vedi gli sguardi delle persone, quando mai ti vedono la prima volta, dicono: ah, ma chi è questo? Chi è quello? Non parlo della mia persona, parlo in generale. Sta in carrozzina, non sta in carrozzina, poi comincia a parlare. E può vedere che il modo di guardare quella persona cambia da giorno alla notte. Perché magari si rende conto che non è più l'individuo, come ti posso dire, seduto su una sedia a rotelle, che cammina con un bastone o insomma con una sua disabilità, ma è un individuo pensante che magari ne sa molto di più degli altri. Bravo, quindi la disabilità paradossalmente passa in secondo piano, come se fosse se porto l'occhiali e ho i capelli lunghi oppure i capelli corti. È una Assolutamente. caratteristica di quella persona, dove caratteristica ha una definizione ad ampio spettro, ovviamente, per una persona con delle difficoltà. Se una persona ha necessità di avere un interprete per comunicare, avrà delle necessità che una persona che non ha bisogno dell'interprete ovviamente non ha, ma ciò non toglie che quella persona, come giustamente dici tu, nel momento in cui inizia a comunicare con un altro e si apre e racconta quelle che sono le proprie esperienze, il proprio sapere, l'essere diverso va automaticamente in secondo piano. E in questo le persone che vivono diciamo, questa unicità di essere persona con determinate caratteristiche, vivendo nel mondo e facendo la cultura della disabilità, creano un tassello di cambiamento che è di fondamentale importanza, importantissimo, perché quello che dicevi prima tu, il fatto che tutto quello che gravita attorno al mondo, perché è un mondo della Certo. disabilità che viene No, più che un sistematicamente mondo è un universo, perché calato dall'alto, no? sì. Le risposte, ma io le risposte non le voglio calate dall'alto, perché i bisogni li esprimo io, i bisogni li esprimo io, e sui bisogni che esprimo io comunque posso essere in maniera proattiva, operante nel dare una risposta più o meno di senso compiuto. In questo c'è la grande rivoluzione culturale, assolutamente, Ovvio, assolutamente. però questa rivoluzione culturale che tu dici fatica a prendere piede perché c'è una resistenza veramente forte da parte di chi ha paura di perdere il proprio potere. Cioè, intanto è sempre così nell'ambito delle rivoluzioni, nel senso che uno dice: ah, sì, va bene, faccio una leggina per il disabile, mi sta buono, mi sta calmo, gli do. Che poi per carità è stato raggiunto un grandissimo obiettivo, un grandissimo traguardo, per esempio con la vita, con la legge vita indipendente, però alla fine è un contentino, se permetti, e questo ne abbiamo parlato pure con Angelo La Rocca qualche settimana fa, è un contentino perché in realtà le esigenze non si possono limitare ad una singola legge, ma proprio un'impostazione a 360 gradi della società che dovrebbe essere totalmente cambiata. Almeno io così la vedo, capisco che poi parlo un po' in maniera utopistica, per carità, però sarebbe un bel discorso. Certo, io non voglio, come ho detto prima all'inizio, no? Il discorso della parità di genere, io non voglio arrivare a dire, facendo un esempio politico, ci devono essere per forza tre disabili in lista. No, assolutamente no. Questo Quattro. è. No, anche cinque, allora, se per questo. Tra cui il candidato premier, allora. Giusto. Però, Concordo. vabbè, non voglio arrivare, diciamo, a queste schematizzazioni, però ad un approccio diverso sicuramente sì. Guarda, a me ha colpito in maniera negativa, sinceramente, quando un ministro della disabilità, stavamo insieme quel giorno, ha detto: ah no, no, io conosco molto bene la disabilità perché un mio collaboratore è disabile.
Che vuol dire? Cioè, un'affermazione del genere per me all'epoca mi fece veramente, come si dice, accapponare la pelle. Abbiamo detto la stessa cosa, Michele Cesari. Infatti, ma si avranno, è preoccupante. Però questo porta la filosofia, capito? Diversa. Non c'è una proprietà transitiva su queste questioni. È come se io dirigessi, mio padre portava gli autobus di Macerata per la stessa proprietà transitiva, io dovrei essere un mago della vita. No, Invece per sono carità, no, guarda, una mezza schiappa. Sono una mezza schiappa, te lo dico chiunque ci proprio. conosce, se la incontrate per strada, cambiate strada. Come No, non è vero, non è vero. non è vero? Donna al volante, proprio per sfatare un luogo comune, donna al volante, pericolo costante, donna disabile al volante, cambiate strada. Appunto. Vabbè, a parte le battute, comunque il tema è veramente serio e va approfondito, va analizzato anche perché io lo vedo, guarda, le attività che stiamo svolgendo ultimamente con l'ANMIC, con Fabio Mariani, con l'ANMI, le via dicendo, i convegni che stiamo mettendo in piedi, cioè la gente è quasi meravigliata dalla mole di lavoro che stiamo facendo perché io purtroppo, come disse un giorno Fabio ad un pranzo tra amici in cui stavamo, ad un noto politico della nostra provincia, disse sì, rivolgendosi a me, parlando di me anzi, ha fatto sì, Marzia, diciamo, ha fatto un passo indietro, ma mi ha lasciato questo. L'eredità. La verità. Questo perché? Perché giustamente l'ho coinvolto nell'organizzazione di una serie di eventi per parlare di disabilità, ma parlarci a 360 gradi. Come bellissimo incontro che è stato organizzato alla biblioteca su a Macerata, tu sei disabile. Ma quello, guarda, sto tentando di riorganizzarne almeno altri due in giro per le Marche. Quello, faccio i miei sinceri complimenti sull'idea che, come sempre, partorita da te, pazzoide, pazzoide, perché nella vena di follia sana, e la tua rientra ancora, non so fino a quando, nel Poco concetto di follia, follia per sana, poco. c'è questo aspetto della genialità creativa, perché la creatività non nasce dalla monotonia, nasce dalla necessità di guardare oltre, no? Certo, ti devo dire una cosa di quell'evento, e qui è una cosa che mi è dispiaciuta molto, perché noi facciamo quell'evento collegato con l'Università degli Studi di Macerata, Sì. nell'ambito della settimana dell'inclusione. L'inclusione. Quello che mi è dispiaciuto è che è finita lì, nel senso che noi abbiamo dato nostra disponibilità a collaborare, a organizzare gli eventi, a fare. Ma l'università in realtà ha finito, diciamo, il periodo istituzionale e questo è un male. Ma io credo che comunque ci sia sempre la possibilità di andare a riaprire e pungolare, perché comunque un canale di dialogo aperto c'è. Sì, per carità. Quindi, da questo punto di vista, è un'occasione che sta a noi coltivare. Certo, quello che dici tu io l'ho capito perfettamente. E in parte è vero, però rimane comunque un varco che si è aperto, che va coltivato nella dimensione di andare a portare l'esperienza. È come i soldati in trincea. In un certo senso noi facciamo quello, andiamo in Assolutamente. trincea e andiamo a portare la nostra testimonianza all'interno di realtà ipercostituite, iperpiramidali e iperstratificate, dove l'ingresso nostro, che è trasversale, crea con il minimo incontro un effetto d'onda d'urto bestiale, Sì, bestiale, perché però è comunque, l'onda d'urto che serve per far crescere la società. assolutamente, assolutamente. È quello, cioè,
È un'onda d'urto che è e deve essere costruttiva al 100%. Io, guarda, ho fatto una di queste chiacchierate qualche settimana fa con Alessandro Gattafoni, penso che tu conosci, ma è un ragazzo simpaticissimo, fortissimo, malato di fibrosi cistica. Cioè, lui è il classico esempio di dire: ma lui è normale, lui sta bene perché fa sport, fa tutto. E quello è, secondo me, il tipo di inclusione. Sì, agli occhi della gente, tutti quanti dovrebbero vedere tante persone che levandosi di dosso, come posso dire, il vestito del problema e vedere la persona. E con lui è stata una bellissima chiacchierata perché ha raccontato tutte le sue, diciamo, attività sportive e successi sportivi. Dopo, certo, non tutti possono fare le traversate dell'Adriatico in kayak, per carità, però la filosofia è quella della visione delle persone. E io, ritornando un attimo poi al discorso, anche sì, noi siamo in trincea, dobbiamo combattere, ma il combattere sempre, diciamo, combattere sempre con la baionetta, contro gli altri che ti sparano con i cannoni, non è sempre semplice. È un po' questa la difficoltà delle nostre battaglie. Ogni battaglia che facciamo è un momento per noi di fondamentale crescita e di testimonianza importantissima. E poi, detto tra me e te, tanto non ci sente nessuno, No, assolutamente. ogni cosa che facciamo noi fondamentalmente ci divertiamo tanto. Ah, ma quello è sicuro. Quello è sicuro. Guarda, io ti devo dire, il mio profondo divertimento è quando parlo di argomenti scottanti, quando parlo di cose particolari, quando magari vado in un posto dove prima non mi conoscevano, poi mi hanno conosciuto, la seconda volta che ci vado, vedi la gente un attimo che si. Ti preoccupa. No, in una delle mie vite precedenti, questo è un aneddoto simpatico che voglio raccontare. Un amico mi chiama e dice: Michele, c'è questo evento, vieni a vedere se non c'è niente da fare. Vabbè, veniamo, vediamo. E a portare avanti questo evento c'era una persona con cui avevo avuto degli attriti importanti. Io non ho fatto niente, non ho parlato, sono stato semplicemente seduto ad ascoltare. Come mi ha visto, ha cominciato a balbettare la persona. Cioè, io non ho fatto assolutamente niente. Ma questa è la forza di noi che portiamo avanti tematiche importanti, senza la paura di parlarne. Almeno questa è la mia idea. Senza la Sì. paura di parlare di disabilità come se fosse un argomento normalissimo. Come un'altra protesta che ho fatto ultimamente molto molto forte, ma veramente forte, è stata lo Sfera Stereo. Io sono andato a vedere la tagliata attraverso degli specchi. Siccome eravamo un gruppo di 5 persone, tutti amici, così chiedo prenoti biglietti addirittura a marzo, quindi voglio dire Con largo anticipo. con largo anticipo, e sì, io dico: vabbè, non gli faccio limitazioni di prezzo, niente, né di posto, niente. Mi daranno una scelta e lì in basso con gli amici valuteremo quale posto prendere. Mi affidano, non mi danno possibilità di scelta, scomparto rosso, punto. Tu sai lo sferisterio dove stava scomparto rosso? Non me lo ricordo. Ai lati. Io Ah. praticamente ero orizzontale al palco. Cioè, una bellissima opera. Non me la sono gustata perché a metà delle scene le avevo laterali. Come si dice, di sguincio. Di sguincio. Ho sollevato la problematica all'assessore alle pari opportunità del comune, il quale ha scritto allo Sferisterio. E io spero che dall'anno prossimo la zona, il comparto rosso non sia più per i disabili. Sinceramente, ma che venga messo in posti più consoni, perché uno stando in carrozzina non è che ti può girare
vedere meglio la scena o meno. Questo è il problema, voglio dire. Quindi un maggior rispetto nei confronti della disabilità sotto questo punto di vista. Sono stato un po' incisivo, non lo so. Spero soltanto di portare a casa un risultato che ne valga la pena anche per gli altri. Credo che sia una battaglia più che condivisibile la tua, Michele. Prima di tutto perché è nata da una tua esperienza diretta, quindi non è che ne hai fatto, no, una Certo. questione di protesta, comunque fine a se stessa, no? Certo. È No, nata anche un'esperienza sì, no, tua, anche perché tre come settimane cittadino, certo, come cittadino. anche perché 3 settimane prima ero stato a vedere Simply Red Sì. e stavo sul corridoio centrale, Sì. avanti al palco. Quindi perché quella volta lì e questa altra volta invece passa il termine vicino, Sì, vicino ai bagni, come si ho suol capito. dire? Vabbè, questa è un po' un'affermazione un po' cattivella, però per far capire anche a chi ci ascolta che, voglio dire, l'integrazione sta in tutto, anche in queste cose, Chiaro. non soltanto nell'accesso privilegiato, nello scivoletto per i ristoranti o per andare da un'altra parte. Cara Marzia, il tempo vola. Come sempre è stata una bellissima chiacchierata fuori dagli schemi con te, perché intanto, voglio dire, noi non riusciamo a rimanere all'interno degli schemi della, come si vuol dire, della normalità, perché la normalità non ci appartiene. No, E io concordo. spero che tu abbia voglia di farne altre di queste chiacchierate. Soprattutto per vedere l'aspetto, diciamo, proprio psicologico dell'integrazione e della disabilità. Molto volentieri, Michele. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Come sai, le nostre telecamere sono sempre aperte per te e per diciamo, il piacere di conversare con te. Grazie, anche per me è la stessa cosa. No, ti saluto, saluto i nostri ospiti, i nostri spettatori e vi diamo appuntamento alle prossime puntate. Continuate a seguirci.